Ciò che oggi può sembrare fantasia, domani sarà senza dubbio realtà. Questo è un racconto del futuro. Qui non esistono più nazioni o continenti, ma solo l'umanità. L'umanità e le sue colonie sparse nell'universo. Con una velocità oggi inimmaginabile, le astronavi percorrono la nostra Via Lattea. Sono pilotate da superuomini, addestrati a combattere senza esclusione di colpi. Una di queste astronavi è l'Orion. L'Orion fa parte di un gigantesco sistema di sicurezza che serve a proteggere la Terra dalle invasioni dell'universo. Accompagniamo dunque l'Orion e i suoi occupanti nel loro giro di pattuglia all'orlo dell'infinito. Extraterrestre 4 chiama incrociatore spaziale Orion. Orion 7, mettetevi in contatto. Mettetevi in contatto e comunicate le vostre coordinate. EAS4 chiama Orion. Orion 7, mettetevi in contatto. Mettetevi in contatto e comunicate le vostre coordinate. Asso. Esterna Jupiter, a incrociatore spaziale veloce Orion 7. Ordine di tornare immediatamente sulla Terra. Ordine Alfa dell'ORB. Ordine d'emergenza Orion 7. Tornate immediatamente alla stazione spaziale 13. Orion, rimanete in ascolto. Il comando supremo spaziale da ordine Alfa. Inversione di rotta immediata. Base Marte AEAS3. L'Orion viaggia a velocità iperspazio. Ora è nel settore 71K12. Comandante, siamo in contatto Echo. Qui è l'Orion 7, parla il comandante Cliff Alistair McLean. Al comando spaziale, sezione 12, reparto astrotecnica da base Jupiter EAS3. Per confermare la mia tesi che l'atterraggio su Rea è possibile, atterrerò sul pianeta fra qualche istante. Qui è l'Orion. Passo e chiudo. Pronti all'atterraggio. Generale, è arrivato il capo dei reparti spaziali. Che entri. Generale Van Dyck, presumo che lei sappia perché l'ho fatta venire qui. Certo, posso immaginarlo. McLean, vero? Sì, generale, purtroppo. Atterrando senza autorizzazione su Rea, si è messo in un grave pasticcio. Generale, può darsi che non fosse autorizzato ad atterrare, ma ha compiuto un'importante scoperta tecnica. È atterrato nonostante l'espresso ordine alfa del comando supremo. Che lei voglia vedere il comandante McLean ai lavori forzati nelle paludi di fosforo non è un segreto. Atteniamoci ai fatti. Qui non hanno alcuna importanza le simpatie o le antipatie personali. Rimane il fatto che McLean verrà deferito per punizione al servizio di pattuglia nei reparti di ricognizione spaziale. A nessuno è venuto in mente di informare prima me in quanto diretto superiore di McLean. Per questo l'ho fatta venire. McLean e il suo equipaggio saranno qui fra poco. Ah, quindi sarò presente all'esecuzione. Creda, avrei voluto evitargliela. Sa una cosa, generale? Ritengo che questa punizione sia il più grande scandalo di tutta la flotta. Ah, sì?
E le scappatelle di McLean, le sue pazze alzate d'ingegno senza consultare nessuno. E il volo sulla seconda luna di Jupiter? L'irruzione nella base di Saturno durante la seconda guerra stellare, l'incursione arbitraria su Alpha Centauri, non sono forse senza uno scandalo? Senza uomini come McLean avremmo perso tutte e due le guerre stellari. Può darsi. Ma accidenti, non ci siamo riuniti perché McLean... lo volete degradare, generale. È molto più onesto esonerarlo del tutto. Questa non è una brutta idea, generale. Nessuno è insostituibile. Fra non molto nei veicoli spaziali ci saranno solo dei robot. Spero siate il primo ad essere sostituito. Generale, è arrivato l'equipaggio dell'Orion. Bene, che entrino. Generale, c'è fuori l'agente del servizio di sicurezza, ricorda? Già. Prima la signora. Sì, generale. Prego, tenente. Significa forse che McLean dovrà tenersi a bordo un appiccanaso? Ordine del comando supremo. Io non posso farci niente. Tenente Tamara Jagelowsk, del Servizio di Sicurezza Galattico. Le presento il generale Van Dyck, capo dei reparti spaziali da cui dipendeva l'equipaggio dell'Orion. A lei, tenente, conosce già i rapporti, gli atti, gli schedari e le varie misure disciplinari riguardanti l'equipaggio dell'Orion? Perfettamente, generale. Allora saprà il compito e il posto che dovrà assumere sull'Orion. Sono già stata informata dall'ufficio centrale del Servizio di Sicurezza. Come agente di sicurezza lei viene distaccata sull'Orion per imporre la disciplina, affinché gli ordini vengano prontamente eseguiti, per impedire trasgressioni al regolamento spaziale e alle leggi della flotta, e anche per fare rapporto. Questi sono gli ordini? Non avrà vita facile con McLean e i suoi uomini. Lo immagino. Lei è piuttosto giovane per un simile incarico e non ha molta esperienza di servizio galattico. È stato il comando a propormi, generale. Va bene, cominciamo pure. Fate entrare McLean e la sua banda. Sì, generale. Comandante, prego. Comandante McLean e l'equipaggio dell'Orion. Maggiore, la commissione di ricerca del Comitato Spaziale Interplanetario ha deciso che il suo rapporto di servizio con i reparti veloci spaziali sia immediatamente sospeso. Per punizione deve considerarsi deferito al servizio di pattuglia spaziale. Per quanto? Per 3 anni. E perché? Maggiore McLean, risparmi a me e agli altri la noia di sentire ancora la lista delle sue malefatte. In futuro lei verrà radiato alla minima trasgressione del regolamento. Siamo d'accordo riguardo a questo, comandante? Generale, se lo Stato Maggiore lo desidera, posso assumermi oggi stesso le mie responsabilità e dimettermi dal servizio. Mi faccia la cortesia di stare zitto, McLean. Lei non lascerà il servizio come un ufficialetto imbronciato. Perché fra 3 anni la rivoglio nella flotta con me. Capito? Sì, signor generale. Arrivederci. C'è ancora una cosa. Dietro espresso ordine del capo di Stato Maggiore, un agente del Servizio di Sicurezza Galattico le verrà messo a fianco per questo periodo. Generale, non potete... Niente commenti, la prego. Questa è l'agente di sicurezza che lei terrà a bordo in futuro, Maggiore, il tenente Tamara Jagelowsk. Lei saprà, McLean, che gli agenti del GSD possono dare ordini alfa. Spero che non ci saranno screzi, McLean. Lo spero anch'io, generale. Bene. Allora, se è d'accordo, vorrei discutere con lei sulla sua prima missione nel servizio di pattuglia spaziale. Partirete domani alle 18 dalla base Oceano 104 verso il settore spaziale 219-33-9. Il suo compito, comandante, è di sorvegliare, proteggere e controllare i movimenti delle astronavi e dei satelliti in quel settore. Generale, questo è un incarico per novellini dello spazio. Lo consideri un viaggio di tutto riposo. Lei ha l'aria molto stanca, comandante. Siamo intesi? Senza ombra di dubbio. Allora il mio aiutante Spring Brauner la informerà sulla situazione in questo settore. Il settore spaziale 219-33-19 non deve invadere i settori confinanti. Ci siamo capiti? Sì, signor generale. Grazie. Posso pregarla di concedermi la sua preziosa attenzione? Perché non si impiega? Asso. Più tardi.
Sei ancora qui? Un cognac? No, no, per me basta. Devo proprio andare. Davvero, Cliff, dovrei essere a casa già da più di 2 ore. Beh, allora baci. Sì. In effetti devo decidermi a mettermi in cammino. Scusa, ero distratto. Cosa mi hai chiesto tu? Cosa ti ho chiesto? Sì, mi hai appena chiesto qualcosa che non ricordo. Ah, sì, 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 ti ho chiesto se vuoi un cognac, amico. Già. Ma poi devo andare, altrimenti Ingrid si arrabbia. Avrebbe ragione. Già. Non avresti voglia di venire da noi? Oh, santo cielo, ma ti serve la guardia del corpo? Sì, sai, gli ho promesso di dimettermi. Già, ma quante volte glielo hai promesso? Mi stupisce che lei ti creda ancora. Dico sul serio, Cliff, vorrei smettere io. Beh, dici sul serio o imbrogli anche me? Senti, tu solo puoi convincerla. Sì, sì, lo so. Senza di te non ho il coraggio di andare a casa. Beh, non è più necessario, amico. Guarda. Sono perduto. Ora mi uccide. Il conto? Non vorrai lasciarmi qui da solo. Ma no, no, pago soltanto in caso dovessimo uscire precipitosamente. Oh, come hai ragione. Oh, guarda chi c'è. Ciao, stavo giusto andando. Salve, maggiore. Salve. È mai possibile che le discussioni di lavoro avvengano qui? Adesso ti spiego. Mi gira un po' la testa. Questo l'avevo capito. Come ti dicevo, eravamo sul punto di andare e ho proposto a Cliff di venire a bere una birra a casa nostra. Cosa? Su, Ingrid, cerca di avere un minimo di educazione con i miei superiori. Asso, tutte le volte che inviti il tuo capo lo so quello che succede. Sì, Ingrid, devi sapere. Ecco, McLean intendeva... Sì, Ingrid, intendevo... Beh, non so come potrei spiegarle. Non ha bisogno di spiegarmi niente, maggiore. Parte di nuovo. Esatto. Brava, Ingrid. Già, ho pensato che per stavolta è meglio che ci sia anch'io. Solo per questa volta, te lo giuro. Poi non possiamo deludere la sezione spaziale. Ci hanno assegnato persino una guardia speciale, direttamente dal comando. Questo sarebbe il momento meno adatto per addestrare un successore di Asso. La verità è che tu parti e io resto sola ancora. Cliff, l'abbiamo convinta. Ma diciamo che sta per cedere. Ah, dobbiamo proprio berci sopra. Base 104 a Cersei 9. Rimanete nel corridoio d'attesa 9 finché non verrete chiamati. Intesi. Controllo di terra base. Orion 7 ha superato le prove di collaudo. Concediamo via libera alla nave. Grazie, controllo di terra. La partenza verrà fra pochi minuti. Cersei 9 a base 104. Chiediamo permesso di atterraggio. La base sarà libera fra pochi minuti. Rimanete in posizione di atterraggio finché verrete chiamati. Vorrei farvi presente che arriviamo da Andromeda 17 Beta 12, capite? Siamo stufi, siamo nello spazio da 18 settimane. Mi dispiace, comandante, ma la base per ora è bloccata dall'Orion 7. McLean? Credevo facesse parte dei reparti spaziali veloci. Che cosa ci fa la base 104? Glielo può chiedere personalmente la prossima volta che lo incontrerà sulla Via Lattea. Sì, sì, va bene, mi metta in comunicazione con il colonnello Mariken. Pretendo che ci facciano dirottare su un'altra base. Le basi da 81 fino a 106 sono occupate dalla seconda flotta galattica. Mi dispiace, inoltre il colonnello è in licenza. In licenza, ma... Comandante Stein, siete nello spazio da 18 settimane. Volete proprio rischiare delle misure disciplinari solo perché ora dovete aspettare 5 minuti? Ne riparleremo poi, tesoruccio. Volentieri, comandante. C'è da chiedersi però cosa ne dirà sua moglie. Controllato il computer? La rotta è stata programmata? Sì, tutto è a posto. Ma non ricordatemi per carità l'incantevole donnina che ho abbandonato. Non ci interessa. Era una di quelle... Controllo di bordo, tenente De Monti. Controllo di bordo. Il tenente Tamara Yagelov del Servizio di Sicurezza Galattico si presenta a bordo. Il centro controllo è in moto, comandante. Il comandante al navigatore, innestare pilota automatico. Ricevuto, pilota automatico ACD-10. Sorveglianza spaziale, contatto innestato, base Terra Orion in contatto con stazione extraterrestre 4. Base 104, controllo partenza per incrociatore spaziale veloce Orion 7. Avete via libera al decollo. Grazie, base. Base 104 passa le consegne a stazione extraterrestre 4. Pronti al decollo. Prima accelerazione. Comandante McLean, posso farle presente che... Tenente Yagelos,
Per il decollo non ho bisogno né di aiuto né di sorveglianza, per cui la prego di ritirarsi nella sua cabina. Innesti il circuito di comunicazione. Si tratta di un bottoncino su cui c'è scritto impianto comunicazione di bordo. Se vuole vedermi, accenda il visiophone. Nell'armadio a muro troverà il suo bagaglio di bordo. In più c'è una cassetta di viveri per 12 mesi e una pistola paralizzante, sempre che lei desideri farsi paralizzare. Se però dovesse sentirsi male, sono a sua disposizione anche le nostre camere di ibernazione. Le piacerebbe mettermi a congelare, vero comandante? Purtroppo non lo posso fare. E adesso può andare nella sua cabina. Stia attenta, perché se dovesse inciampare mi accusano di tentato omicidio nei suoi confronti. IG è in estato. Propulsione 05. Come va, Asso? Sto controllando il pilota automatico. E allora mettiamoci in marcia. Via. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. In questo momento stiamo passando da l'1 a 1. I serbatoi idroponici sono sotto pressione? La nostra balia non soffocherà di certo nella sua cabina. Pensate di tenerla rinchiusa nella sua cabina per tutto il tempo? Non ci riuscirete. Conceremo per le feste quella ficcanaso, fidatevi di noi. Sbaglierò, ma penso che con quella sarà bene non mangiarci la zuppa. Mangiarci la zuppa? Non è esattamente quello che ho in mente per lei. Vecchio sbruffone, non cacciarti in testa di avere la minima probabilità di spassartela con quella. Ma guardala che carina, adesso è diventata persino gelosa. Io? Litigate per una bolla di sapone. Secondo me quella lì non è altro che un robot travestito da ragazza e non una donna. Questo poi lo vedremo. Andiamo a sbirciare cosa sta facendo. Mi sembra che si sia cambiata. È anche ordinata. Che ne dici? Posso chiederle di venire a mettere a posto anche la mia cabina? Sei pazzo? Non si fanno certe cose qua dentro. Quando vuoi vederlo o parlarle, mi fa il piacere di innestare il BSA come si conviene. Scusami, Cliff, ti prego. Tanto era completamente vestita. Va bene. Tenente De Monti, agente di sicurezza Jagellovsk. Se è pronta a parlare, allora innesti il visiophone, per favore. Cosa c'è? Vorrei farle una domanda che non riguarda il servizio. Avrebbe voglia, di venire a bere un goccio di whisky nella mia cabina? Lei possiede del whisky? Ma certo, mia adoratissima, ne ho un'intera cassetta. Molto interessante, la ringrazio per l'informazione. Purtroppo temo che dovrò farle rapporto. Navigatore al comandante, un bollettino alfa dalla stazione meteorologica solare Dragon. Innesto l'amplificatore. A tutte le stazioni, nel settore 207-29-8, attenzione. Sono comparsi dei temporali eruttivi che viaggiano a una velocità di 38-42 e si muovono a 9. Le eruzioni hanno una durata di 27 minuti. È un raggio circa 150 volte superiore alla norma. Innestare la macchina automatica. Passiamo sulle coordinate di emergenza. Su altre coordinate? Le chiedo di informare la stazione extraterrestre 4 del cambiamento di rotta. Non ne abbiamo la possibilità per la violenza della tempesta solare. Innestare lo schermo protettivo. All'EAS4 non gliene importa se cambiamo rotta. Le eruzioni solari emettono radiazioni 10.000 volte al di là della norma. Chiedo formalmente di avvertire EAS4, comandante. Si tolga dai piedi, tenente. Durante le tempeste solari le comunicazioni si interrompono. O vuole che mandi un piccione viaggiatore? Ce la siamo cavata? Noi ce la caviamo sempre.
Quando la fascia di radiazioni raggiunge una densità decupla a quella delle normali radiazioni spaziali, come mai l'Orion non usa uno schermo 10 volte superiore al normale? Lo schermo è programmato a seconda delle radiazioni che ricorrono più spesso. Così ci serviamo del principio delle cascate. Ma che interessano queste cose? Senti, Helga, tieni il tuo corso da un'altra parte. Ehi, tu, hai la galassia di traverso? No. 264 forse ai vermi. Oh, poverino. E non mangia più. No. E io sono così lontano. Oh, ma è davvero terribile. Scusate, chi è il 264? Il suo cane, un barboncino, uno degli ultimi 376 barboncini esistenti. Che preoccupazioni. Noi qui lottiamo per sfuggire a una tempesta solare e lei pensa solo a... Che succede? Prego? Esplodiamo. Già, gli astronauti prima o poi esplodono tutti. Comandante, sta succedendo qualcosa? Sì, e non sarà piacevole. E cosa intende fare adesso? Andare a mangiare. Ma... Questa è una splendida idea. Posso venire con te? Certamente. Zuppa di cipolle e bistecca al pepe. Perfetto. A più tardi. Buon appetito! Che cosa vuol dire principio delle cascate? Ho già tentato di spiegarle. Tenente Subaschi, lei crede davvero di potermi prendere per scema? Il comandante McLean ha cercato di nuovo un pretesto e un'occasione per cambiare la rotta, ma se pensa di poter... Di un po', non ti sembra di aver esagerato un po' troppo nell'entrare nella tempesta di radiazioni? Ci sta sbatacchiando come fuscelli. La signora all'aceto non vuole che si cambi rotta? Benissimo, io obbedisco. Così lei avrà il mal di mare. Capisco. Spero che lo capisca anche lei. E tu credi di sbarazzartene facilmente? Farò del mio meglio. Certo che è carina. Anche i cobra lo sono. Comunque una cosa è certa. Quella non resiste per 3 anni con noi in servizio di sicurezza. Quella lì, dopo i primi 3 stadi, o è pronta per il manicomio, oppure... Oppure? Ti rimpiazza. Distanza 35,5. 30, 39. Passa a 26. Riesci a stabilire il contatto, Atan? No, purtroppo. Per me è fuori uso. È un satellite trasmittente danneggiato, tipo Sky 77. Probabilmente un controllo terra-cosmo. Deve averlo danneggiato la tempesta solare. Beh, in tutti i casi quell'affare è morto. Avanti, Mario, abbattilo. Va bene, Cliff. Lei è autorizzato, comandante, a eliminare un satellite trasmittente? Mia cara bambina... Io non sono la sua cara bambina. Io sono l'agente 6SD responsabile qui a bordo. Le proibisco di abbattere il satellite e la prego di trattarmi con rispetto dovuto al mio grado. Quel corpo là fuori ha un valore di 12.000 crediti. Quel corpo che lei definisce così bene non ha più alcun valore ormai. Anzi, rappresenta un pericolo per tutti gli occupanti di astronavi nel raggio del terzo settore. Lei crede che non esista una stazione spaziale o una stazione terrestre che abbia già constatato che il satellite non funziona più? Ma se non so neppure quanti satelliti, quante sonde e quanti automi radar svolazzano là fuori, forse 25.000, e aggiunga anche una tempesta solare. L'avverto, comandante. Probabilmente un incrociatore per guasti tecnici, già in viaggio per un controllo. Lei non eliminerà quel satellite, capito? Tenente De Monti, scriva sul libro di bordo. L'agente GS Tamara Jagiellosk proibisce l'eliminazione del satellite trasmittente che si trova sulle coordinate, eccetera, eccetera. Il comandante va a dormire. Temo che il comandante non andrà a dormire. Cliff, stiamo passando da MZ4. E allora? Clarence non risponde. Cosa? MZ4 non si fa vivo. Non era mai successo prima d'ora. Prova un'altra volta. Cos'è MZ4? Una stazione trasmittente a relè che venne approntata pochi anni fa. E chi è Clarence? Il capo della stazione è un nostro caro amico. E se non si fa vivo vuol dire che è morto o ubriaco. Allora, risponde? No. Ma non è possibile. Orion 7 chiama MZ4. Clarence, rispondi. Vogliamo soltanto salutarti. Beh, cosa sono? Come cosa sono? Sono interferenze che non ho mai sentito in vita mia. In tutti i casi è meglio farlo. Voglio sapere cosa succede. Comandante, lei ha l'ordine di raggiungere al più presto il campo delle operazioni. Stia zitta! MZ4 è a massa e questo è un codice sconosciuto.
È importante per la missione sapere che MZ4 è matto o no? Se lei fosse uno dei nostri, le risponderei che vogliamo sapere cosa diavolo sia accaduto al nostro amico Clarence, soprattutto. Ma visto che lei è una spia della sicurezza, ho in serbo un'altra risposta. Fra circa 48 ore l'incrociatore automatico Challenger passerà vicino a MZ4 e deve ricevere da MZ4 la nuova correzione di rotta. Se la trasmittente non gli risponde, succederebbe una catastrofe, perché l'incrociatore correrebbe difilato verso la meteorite. Capito? Sì, abbastanza. E voi non potreste programmare il suo cervello elettronico per trasmettergli la giusta correzione? Certo, avrei avuto questa possibilità se lei non mi avesse proibito di annientare quel satellite morto. Perché quel piccolo coso sordo che le sta tanto a cuore disturba proprio la frequenza su cui è sintonizzato lo Challenger. E cosa propone? Atterriamo su MZ4 e tentiamo di togliere l'interferenza. Lei sa cosa può significare con i suoi precedenti un'arbitraria correzione di rotta? Perfettamente. Riempire i cuscinetti, ridurre la propulsione e spegnere i generatori. L'Orion riempie i cuscini magnetici. Distanza 800, più in giù di così non può andare. MZ4 è troppo piccolo. Velocità relativa 0. Grazie. Ricevo sempre quei segnali, ma non capisco da dove. Per questo stiamo andando a vedere. Mi occorrono dei volontari. Tralascia di cercare volontari, nessuno ci va volontario. Bene, allora ci andrai tu, Asso, e porterai con te Atan. Che amico. Lancet 1, approntare il canale di lancio 1. E fate il piacere di indossare le tute. Le tute? Ma la quantità di ossigeno su MZ4 è uguale alla nostra. Quando una trasmittente dà i numeri c'è da aspettarsi di tutto. Avanti, infilatevi le tute. Sì, signore. Perché si comporta così, comandante? Al mio posto lei non lo farebbe? Io mi attengo agli ordini. Anche i robot lo fanno. Da quando la conosco apprezzo sempre di più i robot. Quelli almeno fanno i loro doveri. A lei gli uomini non servono? In questo caso non ha torto. Un robot potrebbe calcolare molto più in fretta di qualsiasi uomo quello che non va laggiù. Ah. Lancet 1 pronto al lancio. La vostra rotta è programmata. Lancet 1, porb. Propellente. Ossigeno. Radio. Batterie. Tutto a posto. Cliff, ci siamo. E allora dai il via. Attenzione, Asso. 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cosa ne dici? Li mettiamo questi affari? Ma tu scherzi. Quando una trasmittente dà i numeri c'è da aspettarsi di tutto, sai. Guarda il tuo misuratore di pressione. Qui c'è la stessa quantità di ossigeno che c'è in un acquario oceanico.
Deve essersi rotto l'impianto idroponico. Già. Anche i distributori di luce non funzionano più. Che buffo. Buffo? Non lo trovo affatto divertente. Hai visto? L'elettore sintonizzato su una frequenza che noi non usiamo mai. Porca miseria. I ragazzi devono pure essere da qualche parte. Quali ragazzi? Clarence e gli altri, e chi se no? Già, è vero. Ho la sensazione che qui circoli tutt'altra gente. Jim e François. Morti. Ma com'è possibile morire così? A metà di un gesto, con la forchetta in mano. Ci sono tanti modi terribili per ammazzare un uomo, ma non così. Avrà a che fare con l'impianto di areazione? Sciocchezze. Ti sembra morto per soffocamento? Ma cosa può aver... Il deventilatore automatico.
asso. Che cos'era quello? Certo, non un essere umano. Il laser lo attraversava senza colpirlo. Extraterrestri. Dobbiamo avvertire. Sigby Orson su MZ4 chiama Orion 7. Sigby Orson su MZ4... Cosa succede, asso? Qui sono morti tutti. Clarence e l'intero equipaggio. Mi senti? Sì, ti sentiamo, asso. Continua. Ci devono essere degli extraterrestri qui. Creature strane. Qui? Da queste parti, ma non è possibile. Cliff, è pure così. Sono immuni alle nostre pistole a raggio. Dove vi trovate? Nella stanza di controllo di Clarence. Ma vi hanno visti? Sì. Non so come mai non ci abbiano ancora uccisi come Clarence. Fate in modo di tornare al più presto sulla Lancia. Svelti, fate presto! Va bene, Cliff. Ci proveremo. Andiamo. Prepararsi al decollo d'emergenza, ai posti di combattimento, sorveglianza spaziale permanente. Delle creature extraterrestri nella nostra galassia. MZ4 è una delle basi più esterne al margine dello spazio di nessuno. Ci sono forse degli indizi per una donna del nostro secolo, lei è decisamente arretrata in materia spaziale. Solo nel sistema della Via Lattea esistono da 4 a 10 miliardi di pianeti e si calcola che siano abitati da esseri intelligenti. Chi le dà il diritto di pensare che noi siamo gli unici a sapere quanto fa 2 per 2? Non sono poi così stupida, ma in linea teorica... Ciò che Asso ci ha appena detto le è sembrato teorico? Orion 7 a Sigby Orson su MZ4. Asso, dove vi trovate adesso? Potete decollare? Qui Sigby Orson. Cliff, siamo in procinto di decollare. Mi lasciano in pace? Avete dei contatti con loro? No, ci lasciano in pace. E non capisco perché. Si muovono verso il tunnel di decollo. Sì, ma se hanno ucciso Clarence e i suoi uomini, perché non attaccano anche Sigby Orson? Non posso leggere nel pensiero e tantomeno in quello degli extraterrestri. Cliff! Oggetti volanti sconosciuti. Cosa? Sono in 7 unità. Passalo sullo schermo. Distanza? 40, 9, 39, 8, 38, 8. Dio mio, Cliff! Vanno a velocità pazzesca. Dobbiamo squagliarcela, qui siamo serviti su di un piatto d'argento. Pronti al decollo d'emergenza. Cosa facciamo con Asso e Atan? Maledizione, li dimenticavo. Asso, Atan, che succede? Siete nel tunnel di decollo, perché non partite? Siamo nella Lancia, ma non riusciamo a sollevarci, Cliff. Ci hanno distrutto l'impianto elettrico. Maledizione, ci stanno attaccando, Asso. 7 oggetti sconosciuti, non possiamo aspettarvi neanche per un secondo. Vuoi decollare in emergenza senza di me? Devo provarci, devo sottrarmi alla loro posizione di attacco. Nascondetevi lì meglio che potete. Tra poco ripasso a prenderli, passo. Deviare la rotta. Correzione programmata. Mario, fra 130 secondi dobbiamo essere lontani. Affido un compito anche a lei. Messaggio luce urgente all'ORB e al TRAB. Extraterrestri su MZ4. L'equipaggio ucciso. 7 unità volanti sconosciute in volo. Prevediamo imminente attacco. Sì, ma... Cosa c'è ancora? Beh, pensavo che tutte le comunicazioni fossero interrotte da queste parti. E perché? Per il satellite fuori uso. Su, faccia quel che le ho detto. Non ho tempo per le spiegazioni adesso. Mario! Raggio di ricerca riflesso. Individuate gli oggetti. 12. 7. Perché ci metti tanto? 5. 3. 1. 0. Via i razzi. Calmati, calmati, Cliff. Ci vuole il tempo necessario. Cliff! Cliff, il computer non funziona! Cosa succede? Cosa ci sta succedendo, McLean? L'attrazione delle masse influiscono sul nostro campo. Cliff! Gli apparecchi non funzionano. Il nostro sistema di frequenza alta è bloccato. I razzi, Mario, i razzi! Dobbiamo andare via, Cliff. Per amor di Dio, via! Siamo scivolati nel loro campo di gravità. Siamo impotenti. Commutare su onde radio luminose. Andiamo via, Maggiore. Tenti di tornare sulla Terra. Non ce la farà mai. Torniamo su MZ4. Perché su MZ4? Devo provare a tirar fuori di lì quei due. Quelle astronavi hanno una velocità che noi non ci sogniamo neanche. Non abbiamo scampo, Maggiore. Ci raggiungeranno prima o poi. Ma non posso abbandonare quei due come cani. Ma è in gioco la vita di noi tutti. L'Orion è stato danneggiato inspiegabilmente da alcuni oggetti sconosciuti. Nel calcolatore sono stati inseriti tutti i dati inerenti al fatto. Il materiale deve arrivare sulla Terra perché può essere l'inizio di un'invasione. Cliff, chiunque essi siano, hanno mezzi superiori ai nostri e se ci raggiungono, come minimo ci disintegrano. Scampato pericolo, ho calcolato la loro rotta. Vogliono andare su MZ4. Sì, e noi li lasceremo andare. Dobbiamo fare qualcosa. Certo, li accompagniamo. Lei conosce meglio di me gli ordini Alfa 3B per tutti i comandanti di incrociatori spaziali. Già.
Comandante, ora mi dica la verità. Ha possibilità tecniche di eliminare MZ4 prima che gli extraterrestri ci raggiungano? Tecnicamente sì, tenente, con l'energia. Ma fintanto che esiste la minima possibilità che Sigby Orson e Subaski siano ancora in vita, ogni base spaziale deve venire eliminata immediatamente in caso di aggressione improvvisa da parte di forze o creature extraterrestri, senza riguardo a eventuali perdite personali. Mi ha capito, comandante? Io le do ordine Alfa di eseguire quest'ordine, comandante. Ma lei è un mostro! Ha ragione, Mario. Ha ragione. Trasmettete a Trav. Maggiore McLean su incrociatore spaziale veloce Orion 7. Anniento dietro consiglio di agente di sicurezza la base MZ4 per mezzo di energia pura, poiché questa base si trova senza dubbio nelle mani di extraterrestri. Oggetti nemici molto superiori a noi per velocità, perciò ritorniamo sulla Terra. Perdite subite. Ingegner Asso Sigby Orson e navigatore Atan Subaski. Fine. Preparare il lanciatore di energia. Non credevo che ne saresti stato capace. Sono certamente già morti, o al massimo sono nelle mani degli extraterrestri. Ah, comunque dobbiamo tentare di raggiungerli per via radio. Devo forse chiamarli per dire loro: cari amici, mi spiace tanto, ma adesso vi ammazzo! E ora dove sta andando? Dove non posso vederla. Comandante McLean. Comandante, rassegno le mie dimissioni. Ah, lascia perdere. Tanto non riuscirai a ripararlo. Io ci provo, altrimenti siamo in trappola. Cliff ci tirerà fuori di qui. Sempre che possa. Credo proprio che sia finita, vecchio mio. Non voglio saperlo. Se l'hanno trascinato in un combattimento, puoi giurarci che è già morto. Hai dimenticato cosa abbiamo visto nel corridoio? Sono immuni ai nostri raggi. McLean non ha possibilità. L'abbiamo creduto anche altre volte. Mario? Il razzo è pronto. Fallo tu. Comandante McLean, si ricordi che MZ4 va eliminato. Sì, signore, lo so. Ma non voglio farlo, capisce? Non posso! Cliff. Cliff, hanno bloccato tutta la nostra energia, guarda. Cosa significa? Non lo so esattamente. Però non possiamo più eliminare MZ4. Avvicinano sempre più. Portati a velocità di fuga. Non possiamo fare altro qui. E va bene, velocità di fuga. Arrivano, Asso. Sono sempre in sette. McLean non è riuscito a distruggerli. Ciò significa che è morto. Proprio come noi, fra qualche minuto. Ma anche un paio di loro ci seguiranno nella tomba. E come? Sono immuni alle pistole a raggi. Quelle sono creature straordinarie. Non hanno bisogno neanche di ossigeno. Ossigeno. Ossigeno, Adam. Siamo degli idioti. Quelli non solo non hanno bisogno di ossigeno, ma molto probabilmente non lo tollerano. Lo credi davvero? Sì. Dobbiamo trovare il pulsante degli idroserbatoi. È qui. È proprio questo. Avanti! Che cosa aspetti? Ammazzali! Apri la valvola dell'ossigeno! E gli altri?
Quelli che stanno per atterrare. Quelli non entreranno se si accorgono della presenza dell'ossigeno. Però hanno dei caschi contro l'ossigeno, così come noi li abbiamo per l'ossigeno. Per cui verranno qui e ci uccideranno, come hanno fatto con Clarence e i suoi. E come mai non ci hanno ancora uccisi? E che ne so, forse ci vogliono vivi. Noi siamo in trappola come topi e quelli si sentono sicuri. E perché? Probabilmente hanno distrutto l'impianto di ossigeno, ma faranno i conti con me. Ora riempio tutta questa stanza. Niente, è rotto. Ci hanno pensato prima di noi. Pensi di ripararlo? Dobbiamo tentare. Troppo tardi. Stanno atterrando. Attenzione. Dove andiamo a prendere l'ossigeno? Il serbatoio di ossigeno della nostra lancia. Vuoi uscire là fuori? È una pazzia. A questo punto non abbiamo altra scelta. Vieni. Maledizione. Hanno pensato proprio a tutto. Torniamo indietro. Ah, che serve? E questo non è forse ossigeno? Possiamo farlo esplodere. Credi che sia sufficiente? Se basta a noi per 90 giorni, basterà anche per questa piccola stazione. Io poi respirerò con il tuo. Benissimo. Via. A che distanza sono? Sono abbastanza vicini e non hanno sui caschi. Io sono pronto. Aspetta ancora. E se i primi arrivano troppo presto? Non perdere il sangue freddo ora. Dobbiamo aspettare finché sarà entrato l'ultimo. No, ancora no. Arrivano! Adesso. L'ho sempre saputo, sono un genio. E allora forse saprai anche spiegarmi come facciamo ad uscire di qui. Signori, non credo sia il momento di discutere sui principi. La situazione è questa. Una delle nostre basi esterne più avanzate è occupata da extraterrestri. Siamo quindi di fronte a un nuovo fenomeno, lei dice.
E cioè che una razza extraterrestre vagante nello spazio ha calpestato il nostro territorio. Prima o poi doveva succedere. La sua logica è assolutamente fuori luogo. Aveva anche previsto che questi nostri contemporanei fossero immuni alle nostre armi a raggi e che possedessero delle astronavi che... Che cosa diceva McLean nel suo ultimo rapporto generale? Se McLean non trova altro mezzo se non quello di scappare, significa che è tragico. Ho messo in stato d'allarme la prima e la seconda flotta spaziale strategica e chiedo il permesso di passare all'azione, signore. Ma non so se questa sia la decisione giusta. E che cosa dovremmo fare, secondo lei? Aspettare che abbiano occupato anche le altre basi? Io ritengo sia prematuro prendere delle misure strategiche e offensive contro un avversario di cui non sappiamo neppure se ci sia nemico o no. Che però è apparsa improvvisamente davanti alla porta di casa nostra e ha eliminato l'equipaggio di MZ-4. Sono belle maniere per lei. In un cosmo di cui non possiamo neppure calcolare approssimativamente il numero di sistemi delle vie lattee, lei non si aspetterà di certo che la nostra concezione di belle maniere sia uguale per tutti. Però finora noi non avevamo idea della loro presenza. Ma noi captiamo da secoli dei segnali nell'universo da mondi sconosciuti, i quali... Quei mondi sconosciuti non mi interessano, se ci lasciano in pace. E io ritengo, se lei permette, che questa concezione sia un pochino antiquata. Se lo dice lei. Eppure la cosa è davvero strana. Con il nostro progresso abbiamo installato delle colonie su Marte e in molti altri pianeti. Ma le idee dei nostri generali sono le stesse da secoli, ammettiamolo. Noi siamo noi. E se compare qualcun altro, allora bisogna distruggerlo. La questione è che non abbiamo alcuna scelta. Lei, Villa, cosa consiglia? Io consiglierei vivamente di non intraprendere azioni di guerra prima di sapere esattamente, primo, chi sono, secondo, cosa vogliono, terzo, se sono potenti. Se sono potenti? Aspetti il maggiore McLean e ne sentirà delle belle. Base esterna Jupiter trasmette. Clift, fra poco saremo a casa. Già. Messaggio a base Jupiter. Il percorso è normale, chiediamo coordinate esatte per il rientro. Comandante, capisco perfettamente il suo stato d'animo. Non voglio impormi, ma se... Se la cosa le fosse d'aiuto, sono pronta a parlare io, la signora Sigbjörnsson. Grazie, molto. Grazie mille, ma devo farlo io stesso. In fondo, se non fosse stato per me, Asso sarebbe vivo. Cliff, siamo imperdonabili, abbiamo dimenticato una cosa. Sì, lo Challenger, lo so. Se non agiamo subito, fra 4 ore, quell'incrociatore cadrà su MZ-4. Dobbiamo fargli invertire la rotta. MZ-4 in mano agli extraterrestri. Asso e Atom sono morti. Quell'incrociatore è tutto automatico, non ci sono uomini a bordo, solo materiale esplosivo. Lo Challenger farà quello che noi non siamo stati in grado di fare. Distruggere MZ-4. Challenger AMZ-4. Challenger AMZ-4. Chiediamo nuove coordinate. Distanza 48-7, 47-6, 46-5. Chiediamo nuove coordinate. Distanza critica. Challenger AMZ-4. Distanza critica, nuove coordinate. C'è proprio da suicidarsi. Ce la siamo cavata brillantemente. Abbiamo battuto gli extraterrestri e adesso c'è un maledetto incrociatore che ci scoppia in testa. Ma se noi captiamo lo Challenger, non è altrettanto possibile che lo Challenger capti i nostri impulsi? Ma non capisci, Asso? Quelli hanno adattato gli impianti alle loro frequenze. Devo ammettere che pur non essendo un ranocchio come loro, non sono capace di correggere gli impianti. E tu saresti il più grande navigatore della flotta? Se tu... MZ-4, distanza critica. Chiediamo nuove coordinate. Distanza 36-5, 35-4, 34-3, 33-2. Challenger AMZ-4. E a chi dovete la vostra salvezza? Voglio dire, chi ha fatto esplodere lo Challenger prima che precipitasse su MZ-4, se è lecito chiederlo? Sono state le rane. Le rane? Gli extraterrestri, capo. Li avevamo battezzati ranocchi, ma era troppo confidenziale. Così li abbiamo chiamati rane. Credevo che le rane fossero già morte soffocate dalle riserve di ossigeno. È vero.
Ma avevano eretto uno schermo magnetico intorno a MZ4 e lo Challenger è esploso andandoci a sbattere. Hanno lasciato passare solo la nostra lancia. Forse volevano tenerci come cavie per esperimenti. E poi, naturalmente, è stato un gioco da bambini aggiustare l'impianto di comunicazione e chiamare aiuto. Un gioco da bambini? Ma se ti ci sono volute 17 ore. E allora? Il tempo non aveva più nessuna importanza. Questo lo dici tu. Forse se tu avessi saputo che si progettava di eliminare MZ4 per mezzo della seconda flotta galattica, quelle 17 ore ti sarebbero sembrate lunghe. Volevate farci saltare in aria? Potevamo ringraziare lei per quel regalino. Qualsiasi cosa io faccia è sempre per obbedire agli ordini ricevuti. Voi non avreste avuto il tempo di ringraziare nessuno. Ma se proprio lo volete fare, potete farlo ora con il mio capo. Infatti è stato lui a impedire che intraprendessero azioni offensive contro MZ4. Devo constatare che andate d'accordo in modo sorprendente. Credo che il tenente Jagielowski si abituerà presto a noi. Chi si abituerà e a chi maggiore ce lo dirà il futuro. A una cosa, comunque, non mi abituerò di certo. Non sopporto le bugie. Io le ho mentito. Certamente. Com'era la storia dell'aggeggio sordo che disturbava le comunicazioni? Quella era una bugia, maggiore. E se lei crede di poterli questi impunemente... problemi potrà discuterli meglio con il comandante McLean davanti a un bicchiere di whisky. Se almeno lei ne bevesse... Chi le ha detto che io non ne bevo mai? L'ha detto lei stessa a bordo, no? Già, a bordo, maggiore. Ma chi ci obbliga a discutere ora delle nostre faccende di bordo? Non è meglio andare a bere qualcosa al nightclub? Benissimo, comandante. Le propongo di farsi invitare dal tenente Jagielowski per bere qualcosa. Tutta la faccenda è stata solo un brutto sogno. Molto peggio. È stato un incubo scientifico.